Vittoria sofferta ma meritata per il pugile professionistico rivarolese della School Box canavesana Team Furlan Francesco Tartaro, che nella categoria dei medi, nella serata di venerdì 23 febbraio, ha sconfitto il pugile serbo Dragicic. L'incontro sulle 8 riprese è stato combattuto e intenso per tutta la durata del match, non facile per Tartaro che dopo aver iniziato con un buon primo round ha avuto un momento di grande difficoltà nel secondo. Dopo un minuto un preciso colpo del serbo trova il giusto varco e Tartaro va al tappeto. Dopo il conteggio nel proseguo della ripresa arriva un'altra azione dell'avversario di Francesco, che riesce nuovamente a metterlo a tappeto. Ma le cose mutano dal terzo round, Tartaro si riprende e riesce a sua volta a trovare un'azione giusta per mettere a tappeto Dragicic. Da questo momento l'incontro si mette a favore del pugile canavesano che grazie anche ad una preparazione fisica perfetta mette in difficoltà il suo avversario, che subisce anche un richiamo ufficiale per la testa bassa e anche se non riesce a chiudere la sfida prima del limite trova quasi sempre le combinazioni che lo portano a vincere gli ultimi round. Alla fine i giudici assegnano la giusta vittoria a Tartaro con 4 punti di vantaggio sul suo avversario. Certamente importante la vittoria e la prestazione, anche se bisogna curare gli aspetti che hanno portato ai due conteggi all'inizio incontro. La serata di Brugliasco era incentrata su un incontro valido per il vacante titolo italiano dei pesi piuma sulle 10 riprese. È giunta la vittoria per il pugile piemontese di Cambiano, Francesco Gandelli, che ha superato ai punti il romano Emiliano Salvini. Netta la superiorità di Gandelli, che ha saputo mettere a frutto la sua maggior mobilità e incisività che non hanno mai permesso al romano di poter ribattere con continuità. Per la School Box canavesana Team Furlan hanno combattuto anche due pugili professionisti di Asti. Tra i pesi super welter, Eric Lazzarato, che ha continuato a mantenere la sua imbattibilità con l'ottava vittoria da professionista. Ha superato su 6 riprese un altro pugile serbo, Ognjen Rakovic. Invece nella categoria dei super gallo, Hassan Nurdin ha centrato la 9ª vittoria in carriera sulla distanza di 8 riprese e ha vinto contro il serbo Milan Delic. La serata è stata organizzata dalla Box Loreni e si è svolta a Grugliasco, nell'impianto del teatro a tenda di via Tiziana Lanza.